È stata una serata bellissima. Vi avevo messo un sabato sera diverso, mi auguro veramente lo sia stato. Ha salutato così il sindaco Adamo Coppola al termine della lunga sfilata che aveva annunciato e che ha compiuto per molte strade della città di Agropoli nella serata del 14 marzo. Accompagnato dalle auto della Protezione Civile, con l'inno di Mameli in sottofondo, il primo cittadino ha voluto così esprimere vicinanza ai suoi compaesani chiusi nelle loro case in questo momento difficile e anche celebrare il fatto che gli ultimi 13 tamponi inviati al Cotugno sono risultati tutti negativi. Segno che il contenimento del contagio sta dando i suoi risultati. Da giorni infatti i numeri di positivi ad Agropoli sono fermi a 3. Ma la sfilata non ha mancato di sollevare un vespaio di polemiche per un video comparso sui social in cui si vede il primo cittadino non limitarsi al giro in macchina, ma, contravvenendo alle sue stesse indicazioni, scendere per strada e abbracciare e concedersi ai selfie con alcuni farmacisti usciti fuori ad acclamarlo. Il gesto è stato subito notato e criticato, tanto da finire anche su una testata nazionale come il Fatto Quotidiano. Per il momento da Palazzo di Città non è giunta alcuna risposta alla polemica. Molti cittadini però si sono schierati dalla parte del sindaco, mostratosi così attento e solerte in questi giorni e lasciatosi andare, dicono, per un attimo, forse sull'onda del momento.